Buongiorno a tutti. Allora, iniziamo questo incontro parlando di quello che è uno dei temi principali di questo argomento, che è legato al tema della deportazione e al tema che si lega alla giornata della memoria, cioè l'8 settembre del 43. L'8 settembre del 43 che cos'è? Viene studiato, viene parlato continuamente a scuola, è una data fondamentale, spartiacque per il Novecento italiano. Vediamo molto rapidamente che cosa intendiamo. Provo un attimo a condividere lo schermo. Ok. Metto sullo sfondo un'immagine semplice, chiara, si vede la mappa dell'Italia. 8 settembre del 43 è la data dell'armistizio. L'armistizio da cosa? È l'Italia che si arrende agli alleati fino al 1943, quindi stiamo parlando della seconda guerra mondiale. L'Italia era alleata con la Germania e con il Giappone. Gli alleati, quindi questo gruppo di paesi che comprende inglesi, americani, francesi e così via, sono sbarcati in Sicilia nel luglio del 43, e da questo momento in poi tutto comincia a crollare in Italia. C'è il regime fascista che era al potere, era al governo dal 22, che si era trasformato in una dittatura nel giro di qualche anno, e con lo sbarco in Sicilia nel luglio del 43 e con l'arrivo in casa, diciamo, del nemico, in quel momento erano i nemici, il regime fascista e Mussolini cade, Mussolini viene deposto. Viene fatto arrestare, viene portato sul Gran Sasso, e da questo momento in poi l'Italia comincia, con Badoglio come Presidente del Consiglio, comincia a gestire la situazione. Cosa deve fare? Si deve arrendere agli alleati o deve continuare a combattere a fianco ai tedeschi? Ci sono varie opzioni sul tavolo. Si giunge nel giro di qualche settimana, quindi dal 25 luglio, quando viene deposto Mussolini, all'8 settembre del 43, si giunge alla decisione di firmare questo armistizio, che in realtà è firmato il 3 settembre del 43, in cui l'Italia dichiara la resa incondizionata agli alleati. Cosa succede? I tedeschi non stanno a guardare. Per i tedeschi è importante tenere sotto controllo i territori italiani. È importante perché quel fronte, l'Italia, come la vedete, è una sorta di grande corridoio che si aprirebbe nel caso appunto gli alleati po avessero potuto entrare e circolare liberamente, un fronte che si apre loro per arrivare direttamente in Germania. Quindi i tedeschi sono interessati a bloccare e a intensificare la loro presenza sul territorio. E quindi, appena l'armistizio viene proclamato, nel giro di una notte, tra l'8 e il 9 settembre, il re, come è noto, insieme al governo, scappa in Puglia, se ne va a Brindisi e si porta con sé buona parte dei generali, no? Dei membri del governo, da questo nucleo nascerà quello che si chiama il Regno del Sud. E mentre i territori, 2/3 dei territori italiani, quindi parliamo Nord Italia, Centro Italia, saranno in una notte occupati dalle forze tedesche, che nel frattempo avevano già approntato un piano di occupazione, si chiama Operazione Asse, si chiama, e nel giro di una notte tutto è occupato. Viene occupata anche Parma, viene occupata la provincia, viene occupato tutto il nord Italia. Qui faccio vedere qualche foto. Cosa succede a Parma? La storia di Parma è simile ad altre città italiane. Al mattino presto del 9 settembre, quindi l'1-2 di notte, dei reparti tedeschi partono dall'aeroporto, quindi dalla zona periferica della città, cominciano a occupare i luoghi strategici. Quindi principalmente presidi militari, arrivano in città, trovano in molti casi caserme vuote o luoghi abbandonati dai militari. In altri casi trovano delle resistenze da parte dei militari, perché i militari cosa devono, cosa, che compito hanno in questo momento? Non sanno esattamente come devono comportarsi nei confronti dei tedeschi, perché non gli è arrivato un ordine chiaro da parte di Badoglio e del re, non gli è stato detto: se arrivano i tedeschi combattete. E quindi si tratta di una scelta personale che spesso è presa dai comandi, dai presidi. Quindi una scelta che è o arrendersi o scappare o resistere. In alcuni casi, come a Parma succede, in alcune zone, c'è una resistenza. Qui vediamo questo edificio che è il Palazzo delle Poste in via Pisacane. Qui c'è un reparto di soldati di stanza che entrano
entra in conflitto con delle autoblindo tedesche e ci sono degli scontri a fuoco. Qui vedete le conseguenze la mattina dopo, del 9 settembre. Qui vedete un carro armato che arriva proprio da Fidenza, tra l'altro sono il reparto dei carristi che da Fidenza arrivano a Parma e al mattino presto del 9 mattino si scontrano con i contingenti tedeschi sul Ponte Italia, sì, più o meno, quindi Piazzale Bixio, e in queste zone ci sono degli scontri. Quindi ci sono degli scontri qua e là nella nottata e nel giro di poche ore però la città è occupata, ci sono dei feriti, ci sono dei morti, dei caduti, per esempio qui nel Parco Ducale, anche qui c'è uno scontro, c'era la scuola di applicazione di fanteria, anche qui ci saranno dei caduti e quindi nel giro di una notte Parma è occupata. Lascio la parola adesso a Irene, a Irene Rizzi. Tolgo la condivisione. Grazie, perfetto. Buongiorno a tutti, io vi parlerò di un tema che riguarda nello specifico le leggi anti-ebraiche che furono emanate a partire dal settembre del 1938 dal regime fascista e quindi parlerò a voi di un tema che precede la deportazione vera e propria degli ebrei italiani, ma che rappresenta un presupposto fondamentale per quella che fu una persecuzione legittimata e istituzionalizzata dallo Stato. E appunto ora vi parlerò compiutamente di queste leggi, ma vorrei che fossero proprio le leggi stesse a parlarvi, infatti vi farò vedere il testo ripreso dalle leggi stesse, proprio perché vorrei che voi guardaste bene proprio anche il lessico e il linguaggio che viene utilizzato dai legislatori, proprio perché non si potrebbe trovare parola migliore di quella che fu proprio realmente utilizzata da coloro, partendo dal re Vittorio Emanuele III e poi andando a finire con Mussolini, Bottai e De Revel, come vedrete, coloro che furono direttamente i legislatori delle cosiddette leggi antiebraiche. Vorrei iniziare con il Regio Decreto Legge 5 settembre 1938, numero 1390, che contiene i provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista. Come vedete, ho sottolineato delle parole chiave, la parola razza, che è una parola che comparirà più volte in queste normative. E che in questo caso specifico riguarda la razza pura italiana, una razza che era già stata elaborata scientificamente in un documento che fu redatto già nel 13 luglio del 38 da un gruppo di scienziati fascisti con la supervisione del Ministero della Cultura Popolare, in cui appunto veniva definita proprio biologicamente questa razza italiana e già in quel documento si diceva che gli ebrei non potevano assolutamente appartenere a questa razza predominante. Poi vediamo anche la parola difesa, che sembrerebbe una parola così asettica, ma che in realtà rivela quella che era la concezione di società del fascismo, che prevedeva appunto una suddivisione per razze e prevedeva anche che le razze che non fossero quella italiana pura fossero considerate delle minacce, da cui bisognava difendersi. Ora vorrei passare alla lettura dell'articolo 1, che proprio recita queste parole che potete leggere, potete trovare anche online perché tutte queste leggi sono state, questi decreti legislativi sono stati digitalizzati. Quindi posso leggere: all'ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado, nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto. Vedete anche la minuzia di queste spiegazioni che comprendono tutte le possibili categorie professionali in cui si potrebbero inserire gli ebrei e dalle quali il regime vuole espellere gli ebrei. Poi proseguirei con altri articoli. L'articolo 2: alle scuole di qualsiasi ordine e grado ai cui studi sia riconosciuto effetto legale non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica. Poi l'articolo 3: a datare dal 16 ottobre 1938, il sedicesimo anno dell'era fascista, tutti gli insegnanti di razza ebraica che appartengono alle scuole di cui al precedente articolo 1 saranno sospesi dal servizio. Poi vedete anche sotto si fa riferimento agli aiuti assistenti universitari, poi fino al personale di vigilanza delle scuole elementari
elementari, si va proprio a trovare le minime categorie professionali proprio, quasi un'ossessione del particolare. E poi passerei al Regio Decreto Legge 7 settembre del 38 numero 1381 che contiene i provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri. Articolo 1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto legge è vietato agli stranieri ebrei di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei possedimenti dell'Egeo. Quindi gli ebrei stranieri vengono direttamente espulsi. E poi vediamo all'articolo 2 una prima definizione scientifica di coloro che dovevano essere proprio identificati all'interno della razza ebraica. Identificazione che poi proseguirà nelle norme anche successive, e poi l'articolo 3, vedete, viene revocata la cittadinanza italiana a tutti quegli ebrei stranieri a cui era stata concessa dopo il 1 gennaio del 19. Poi proseguiamo. Regio Decreto Legge 17 novembre 1938, numero 1728, provvedimenti per la difesa della razza italiana, che diventerà poi legge il 5 gennaio 1939. Capo primo, provvedimenti relativi ai matrimoni. Qua vengono vietati tutti i matrimoni misti. Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito. Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo. Proseguiamo. Agli effetti di legge è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica. Qua vengono proprio delineate tutte le caratteristiche che dovevano appunto delineare i contorni del perseguitato. Poi, continuando nella lettura, potete vedere che veniva definito ebreo anche colui che fosse figlio di un genitore di razza ebraica e di un altro genitore di nazionalità straniera e non ebreo. Era considerato ebreo colui che era nato da madre ebrea e da padre ignoto. Era considerato ebreo colui che era nato da due genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che appartenesse alla religione ebraica. Quindi si va proprio a definire scientificamente la figura del perseguitato, perché così tutti gli esecutori delle volontà dei legislatori dovevano proprio individuare precisamente coloro che venivano colpiti dalle norme. Poi qui, chiaramente articolo 9, si parla della necessità di una denuncia che doveva, della denuncia dell'appartenenza alla razza ebraica che doveva essere fatta in appositi registri da tutti gli ebrei, e poi con l'articolo 10 viene sancito l'espulsione degli ebrei anche da altre categorie, dai militari, è vietato agli ebrei esercitare l'ufficio di tutore o curatori di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica, e poi si prosegue, essere proprietario o gestore a qualsiasi titolo di aziende dichiarate interessanti alla difesa della nazione. E poi si prosegue sempre molto nel dettaglio nella volontà di espellere tutti gli ebrei, in particolar modo dagli uffici e dagli enti pubblici. Poi qui si fanno ulteriori precisazioni, l'espulsione delle persone di razza ebraica dalle amministrazioni civili e militari dello Stato, dal Partito Nazionale Fascista, dalle amministrazioni degli enti parastatali, poi ancora enti e istituti di diritto pubblico, poi si fa riferimento ai sindacati, ovviamente i sindacati fascisti, gli unici a cui era ancora consentito operare. Ecco, queste sono soltanto alcune delle norme legislative che furono prese a partire dal settembre del 38. Per questioni di tempo non ho la possibilità di illustrarle tutte, ma vorrei solamente dirvi che il 38 fu solamente un anno di partenza per questo sistema legislativo. Esso proseguì poi fino al 42 e anche dopo l'8 settembre del 43, quando in seguito alla fondazione della Repubblica Sociale Italiana il 23 settembre del 43, anche questa nuova repubblica fascista diciamo, ritornò sui suoi passi, quindi si associò a quanto aveva fatto precedentemente. Potrei solo ricordare una circolare molto importante emanata dal ministro dell'Interno Guido Buffarini Guidi della Repubblica Sociale, la circolare numero 5, emanata il 30 novembre del 43, che prevedeva la confisca di tutti i beni degli ebrei, prevedeva l'arresto e l'internamento degli ebrei italiani, ovviamente quelli residenti nei territori occupati dai tedeschi e sottoposti al governo della Repubblica,
l'internamento in campi provinciali e poi qui ci si avviava poi verso la deportazione nei lager del Terzo Reich. Quindi volevo proprio sottolinearvi come purtroppo è proprio questa la radice da cui poi partiranno tutti gli altri provvedimenti ancor più terribili che poi dopo l'8 settembre del 43 porteranno tantissimi membri delle comunità ebraiche italiane a finire poi nei lager tedeschi. Vorrei solo concludere facendovi vedere alcune immagini che ho ripreso dal numero del 20 novembre 38 della Difesa della Razza, che era un quotidiano appunto che doveva diffondere al popolo l'ideologia fascista ed era un quotidiano insomma di propaganda, come si può vedere da queste immagini in particolare. Io le zoomo un attimo. Vedete, non vi possono essere ebrei nelle amministrazioni militari civili, nel partito, negli enti provinciali e comunali. E poi vedete anche la rappresentazione stereotipata degli ebrei con questi tratti del volto molto marcati, quindi anche un razzismo che veniva poi divulgato attraverso anche i giornali con immagini che erano molto indicative, gli ebrei esclusi dalla scuola italiana. E ancora nell'immagine a fianco che gli ebrei non possono prestare servizio militare, esercitare l'ufficio di tutore, essere proprietari di aziende interessanti alla difesa nazionale, essere proprietari di terreni, di fabbricati. Non dimentichiamoci mai che queste norme andarono a colpire anche gli ebrei sul piano economico. Molti di loro dovettero lavorare in condizioni di clandestinità perché, come ho detto, furono espulsi da tantissime professioni e fu limitato il loro accesso anche poi alle libere professioni e a tutta una serie di altri mestieri e poi espulsione degli ebrei stranieri. Passo ora la parola al direttore Minardi. Interrompo. Grazie Irene. L'8 settembre 1943 quindi è un momento di svolta della guerra in Italia. La guerra avviata dagli italiani e dai tedeschi nel 1939-40 ora volge al peggio e le truppe alleate sbarcano sul suolo italiano, come vi ha raccontato brevemente mio collega Domenico Vitale. I soldati italiani vengono quindi rastrellati e deportati, si avvia la deportazione degli ebrei, la distruzione delle comunità ebraiche e la requisizione di tutti i loro beni. Cosa resta dell'Italia occupata dalla Germania? Non resta quasi nulla, nel senso che l'unica figura istituzionale ancora presente, il re, che è il capo dello Stato, se ne va dietro le linee alleate a Brindisi, lasciando i tre quarti dell'Italia in mano alle truppe d'occupazione tedesche, che daranno vita, favoriranno la nascita di una istituzione politica, militare, che è la Repubblica Sociale Italiana, fatta da quei fascisti che ancora insistevano a voler combattere la guerra accanto ai tedeschi e che volevano con la loro presenza marcare anche il futuro dell'Italia. È in quel contesto che nasceranno le ragioni, le motivazioni e nascerà il Movimento di Liberazione Nazionale. Non era prevedibile, non era pensato in quel modo, è frutto proprio della storia del nostro paese. I primi a imbracciare le armi sono i militari che hanno abbandonato le postazioni con l'arrivo dei tedeschi, che si ritrovano a casa nei comuni di montagna, nelle città, che cercano di sfuggire al rastrellamento tedesco e al tempo stesso rifiutano l'adesione alla Repubblica Sociale Italiana per continuare la guerra. E si riparano nei boschi, negli anfratti, nelle grotte, in città è più difficile, nelle cantine, cambiano casa, ogni sera cercano di dormire a casa di parenti, di amici, ma è impossibile continuare così. Si arrendono alla volontà dei tedeschi e dei fascisti e si arruolano, o accettano di andare a lavorare come forza lavoro in Germania, o si devono organizzare in modo diverso. Piano piano iniziano a formarsi questi primi gruppi, le prime bande di irregolari. Sui monti è più facile, i ragazzi di Borgotaro, di Bardi, di Corniglio,
quando arrivano i tedeschi o i fascisti per prenderli, per catturarli, per costringerli all'arruolamento, fuggono nei boschi e poi tornano. Si organizzano in piccole bande. Nel frattempo i partiti non fascisti si sono organizzati e in qualche modo sono in contatto con gli alleati che stanno di là dal fronte. E così, piano piano, sembra prendere vita un movimento del tutto volontario, senza un vertice che li organizzi, ma con le chiare intenzioni di fare muro e cercare di ostacolare la libera circolazione dell'esercito tedesco e dei fascisti della Repubblica Sociale. Sostanzialmente nasce quello che poi noi chiameremo la Resistenza, che in quel primo inverno di guerra durante l'occupazione, diciamo in quel primo inverno di occupazione militare tedesca, 43-44, non era certo che si sarebbe sviluppato in quel modo. Poteva restare e rimanere una piccola realtà che, sì, certo, colpiva l'esercito tedesco, cercava di ostacolare le intenzioni della Repubblica Sociale Italiana, soprattutto nella loro collaborazione con l'esercito. Ma in realtà non fu così. In molte zone dell'Italia, soprattutto quelle del nord, perché il fronte di guerra tardò tantissimo ad arrivare sull'Appennino emiliano, in quella parte del nord Italia gli storici ormai sono in gran parte d'accordo che fu un movimento di massa. L'adesione alla lotta di liberazione fu davvero vasta, ampia e articolata. Non furono solo gli uomini e le donne, o meglio dire quasi tutti, ragazze e ragazze, o giovani uomini e giovani donne, che sui monti si organizzavano in modo più o meno militare per praticare la guerriglia. Non c'era solo quello. C'erano migliaia di cittadini, di giovani, di donne, di ragazze, di anziani che sopportavano questo movimento, gli fornivano le armi, i rifugi, il cibo, lavoravano sulla propaganda, aiutavano chi era ferito e chi scappava. Era un movimento molto articolato, complesso. Ognuno partecipava per come poteva e per come era in grado di fare. Erano tutti volontari, tutti avevano deciso in cuor loro di partecipare, altrimenti sarebbero stati fuori, altrimenti avrebbero fatto dell'altro, sarebbero andati a lavorare in Germania, sarebbero diventati membri della Repubblica Sociale Italiana. Ma la stragrande maggioranza della popolazione dell'Italia ancora in guerra voleva uscire da quella guerra e non voleva più vivere sotto la dittatura. Questo era più che chiaro a molti. E il persistere nel voler tenere l'Italia in guerra e continuare a fare in modo che l'Italia uscisse da questa guerra, anche se sconfitta, ma con ancora il fascismo parte della sua storia, era una realtà che non venne accettata da migliaia e migliaia di italiani. E quindi la Resistenza progressivamente divenne un movimento complicato da dominare, complicato da reprimere. Sì, le brigate in montagna che liberarono intere aree per salvare quelle popolazioni e provare a limitare il controllo del territorio da parte dei tedeschi e dei fascisti. Ma poi vi furono molti gruppi che si organizzarono nei centri urbani, che era importante stare lì per vedere, per capire, per ascoltare cosa faceva il nemico. E poi in pianura, in tante case coloniche, nei fienili, si organizzarono uomini, donne, ragazzi che dovevano in qualche modo supportare il movimento partigiano, agendo sulla viabilità, lanciando chiodi sulle strade per bloccare i convogli tedeschi. Il semplice alterare i cartelli stradali provocava danni alle convogli tedeschi che invece di andare verso la montagna andavano verso il Po, che invece di attraversare i centri abitati li portavano fuori mano e poi li ostacolavano cercando di colpire le linee telefoniche, le vie di comunicazione. Il movimento di liberazione, come forse avete capito dalla mia enfasi, è quella di un movimento che è sì militare, ma è anche senza armi, è anche di coscienza, è anche politico. È un movimento che si muove nell'immediato, e cioè vale a dire
fare in modo che gli alleati sconfiggano la Germania e la Repubblica Sociale Italiana, ma al tempo stesso partecipare direttamente alla liberazione del proprio paese, immaginando che dopo quella guerra, dopo la fine di tutto, l'Italia, pur sconfitta, potesse in qualche modo avere una possibilità di organizzarsi da sole il proprio nuovo Stato, democratico e antifascista. Ma per fare quello, questo doveva diventare un movimento di popolo, e in molte, molte parti lo fu, e lo fu anche nella nostra regione, nella nostra provincia, Parma, Fidenza, Colorno, Assoragni, in tanti di questi centri. Tutto questo però a caro prezzo, non solo morte, fatica e fame, ma poi arrivarono i rastrellamenti e con essi la deportazione. Ma di questo ne parleremo in un secondo tempo. Lascio la parola nuovamente al mio collega Domenico Vitale. Sì, facciamo un piccolo passo indietro. Eravamo rimasti all'8 settembre, la notte nello specifico tra l'8 e il 9 settembre, e avevamo parlato degli scontri, avevamo parlato dell'esercito tedesco che occupa i 2/3, 3/4 della penisola italiana, che occupa le isole del Dodecanese, occupa una serie di territori dove sono presenti centinaia di migliaia di militari italiani. Qual è la sorte di questi militari? Cosa succede? Questi militari, come abbiamo visto, in alcuni casi resistono, in molti casi scappano, nella maggior parte dei casi vengono arrestati, ci sono molti che vengono uccisi, no? C'è uno dei casi più noti, l'eccidio di Cefalonia, ad esempio. Queste centinaia di migliaia di militari italiani che finiscono però nelle mani dei soldati tedeschi, dei tedeschi, vengono imprigionati e vengono trasportati nei campi di prigionia appunto tedeschi. E a loro gli si pone una questione, gli si pone un dissidio, una scelta. La scelta è quella di aderire, arruolarsi nell'esercito della nascente Repubblica Sociale Italiana, quindi di quella che è la nuova forma di governo del fascista messa in piedi un po' come è stato Fantoccio dai tedeschi sui territori occupati appunto dai nazisti in Italia dopo aver liberato Mussolini. Quindi la scelta è arruolarsi all'interno di questo esercito e continuare a combattere al fianco dei tedeschi, oppure restare prigionieri. Molti probabilmente penserebbero che la maggior parte di questi soldati, pur di rinunciare alla prigionia, hanno scelto magari di arruolarsi, e invece la maggior parte di essi, parliamo di un numero che va dai 600 agli 800 mila militari, il 75% più o meno, rifiuta di arruolarsi, rifiuta di combattere per la Repubblica Sociale Italiana e quindi di continuare a combattere per i tedeschi. Sul perché di questa scelta ci sono molte motivazioni, perché sono stanchi di combattere. I militari italiani, dovete considerare che si combattono dal 40, ma molti hanno fatto anche la guerra del 36 in Etiopia, cioè il fascismo è in guerra da tanti anni, quindi sono stanchi di combattere. Molti non credono più nel fascismo, ormai sta crollando tutti. E soprattutto i militari italiani giuravano fedeltà al re, che in questo momento è dall'altra parte. Quindi è una questione anche d'onore per i militari. Tutti questi motivi fanno sì che si concretizzi questo rifiuto, che è una forma di vera e propria resistenza, si configura come una forma di resistenza, è un rifiuto che pagheranno caro, perché questi militari saranno tenuti prigionieri, gli verrà assegnato uno status che non è quello del prigioniero di guerra, ma di internati militari italiani, conosciuti anche con la sigla di IMI, è uno status creato ad hoc dai tedeschi, che ha il solo scopo di privarli di quelli che sono i diritti che i prigionieri di guerra avevano, i diritti sanciti dalle convenzioni di Ginevra, diritti quali ricevere pacchi, ricevere le visite delle Croce Rossa internazionale, il non essere adoperati per lavori atti allo sforzo bellico tedesco, una serie di diritti che agli italiani vengono negati per questo rifiuto, e questo farà sì che la prigionia dei militari italiani, quindi degli IMI, sarà la peggiore di tutti gli altri prigionieri di guerra in mano tedesca, soltanto i russi verranno trattati peggio. Ora,
Per quanto riguarda il Parmense, ovviamente anche dal Parmense furono catturati migliaia di prigionieri che finirono appunto all'interno di questa categoria di imi, alcuni non tornarono più. Il più famoso forse del Parmense è Guareschi, è Giovannino Guareschi, noto scrittore dell'opera di Don Camillo e Peppone, il quale ha scritto su questa esperienza, sulla sua esperienza di internato militare. Ha scritto una biografia, un'autobiografia molto bella che si chiama Il diario clandestino, nel quale dà questa definizione, definizione un po' paradossale col suo stile un po' ironico di quella che è stata la sua esperienza. Lui dice: io insomma, come milioni e milioni di persone come me, migliori di me e peggiori di me, mi trovai invischiato in questa guerra in qualità di italiano alleato dei tedeschi all'inizio e in qualità di italiano prigionieri dei tedeschi alla fine. Gli anglo-americani nel 1943 mi bombardarono la casa e nel 1945 vennero a liberarmi dalla prigionia. Per quel che mi riguarda, la storia è tutta qua. E ho raccontato il paradosso in maniera un po' ironica, però racconta la specificità, diciamo, del caso italiano e della sorte che si trovano a subire i militari, ma non solo. E termino facendovi ascoltare una breve testimonianza di uno degli internati militari del Parmense, si chiama Giovanni Araldi, lui era di Salso Maggiore e appunto viene catturato come militare e finisce in un campo di concentramento, nello specifico del campo di concentramento di Dora. Allora, un attimo che condivido la sua testimonianza. E lì noi eravamo sempre lì sottoposti a snervanti adunate, sempre continue adunate, con proposte di venire in Italia, liberare l'Italia, marciare a fianco dell'SS e combattere contro i nostri fratelli. E noi abbiamo sempre detto no, no. Il nostro no alla Repubblica Sociale Italiana lì ci ha portati in un campo di sterminio. E lì siamo stati condannati a morire di fame, dal lavoro forzato da schiavi, dalle malattie senza alcuna prestazione sanitaria, se non quelle di essere scelti come cavi umane per esperimenti, dalle più brutali e minori punizioni. Questo è stato per aver detto no alla Repubblica Sociale Italiana. Io quando pronuncio queste parole devo sempre di essere considerato un fanfarone reduce dalla prigionia, perché questo è capitato per noi per tantissimi anni, perché nessuno credeva che i militari italiani fossero stati internati in un campo di sterminio. Nessuno credeva quando noi raccontavamo qualche cosa, nessuno ci credeva. Infatti noi ci siamo messi in ritardo, ma per tantissimi anni non si parlava più del nostro passato, nemmeno con i nostri familiari. Questo è stato il nostro rimpatrio. Questo è stato il nostro rimpatrio e questo pone, e chiudo con questo, il tema finale per quanto riguarda gli internati militari italiani, cioè la memoria, la loro memoria, perché appunto loro, come racconta Araldi, hanno subito poi un processo in qualche maniera di marginalizzazione dal punto di vista di memoria pubblica e anche per questo negli ultimi anni comunque stanno riemergendo molte storie e noi come istituto abbiamo cominciato dall'anno scorso a posare delle pietre d'inciampo in loro memoria e proprio il 26, martedì 26, poseremo a Fidenza due pietre d'inciampo in memoria di due internati militari, appunto Pari De Morelli, che non è più tornato dal campo di internamento, e Gino Zanellati, saranno poste entrambe in Piazza Garibaldi. Quindi quando passerete da Piazza Garibaldi a Fidenza, fateci caso, troverete le loro pietre. Passo la parola a Irene Rizzi. Ecco, ora grazie alle parole del mio collega Domenico Vitale avete compreso ciò che accade a molti soldati italiani dopo la fatidica data dell'8 settembre del 43. Io ora cercherò di spiegarvi quello che rappresentò l'8 settembre del 43 invece per i membri delle comunità ebraiche italiane.
Quella data fu tristemente significativa anche per gli ebrei, perché in seguito all'occupazione militare tedesca, di cui avete già appunto appreso i contorni storici, quell'occupazione segnò anche un risvolto, come dire, ideologico, proprio perché i tedeschi nel territorio occupato italiano progettarono di realizzare proprio anche in Italia quella politica di come dire, deportazione e deportazione volta all'eliminazione fisica proprio degli ebrei anche nel territorio italiano, così come avevano già fatto precedentemente negli altri territori da loro occupati. Quindi, poi, come ho detto anche prima, questa politica venne subito sostenuta anche dalla Repubblica Sociale Italiana, che, come ho detto, attraverso la circolare numero 5 del 30 novembre del 43, in un qualche modo ordinò la confisca di tutti i beni degli ebrei e ordinò anche il loro arresto e il loro internamento in campi provinciali. Da quel momento gli ebrei quindi si trovarono nella condizione di dover nascondersi e di dover fuggire sia dai tedeschi sia dai fascisti della Repubblica Sociale. In quel momento alcuni ebrei riuscirono a fuggire in Svizzera grazie spesso all'aiuto di alcuni italiani. Altre volte alcuni ebrei presero la decisione di aderire alla resistenza, come per esempio Remo Cohen a Parma, il partigiano Raffaello, che entrò a far parte della 143esima Brigata Garibaldi. Altre volte invece gli ebrei, pur cercando un estremo tentativo di fuga in nascondigli di fortuna, venivano arrestati e venivano prelevati dai loro nascondigli oppure direttamente dalle loro abitazioni. Era proprio infatti dalla cattura e dall'arresto che aveva inizio il loro percorso di internamento, che secondo le disposizioni di quella famosa circolare che ho già più volte citato, dovevano poi essere internati nei cosiddetti campi provinciali. Per quanto riguarda la nostra città di Parma, gli ebrei italiani oppure gli ebrei stranieri internati nel Parmense, venivano dopo la cattura o rinchiusi per un breve periodo nel carcere di San Francesco e poi internati nei due campi provinciali della nostra provincia, il campo di Scipione, che era un campo per, a dire il vero, già attivo a partire dal 1940 ed era riservato all'internamento in quel periodo di prigionieri di guerra o di internati civili, poi con il 43 riprese, diciamo, vigore e fu riservato all'internamento degli ebrei stranieri o degli ebrei italiani arrestati nel Parmense di sesso maschile. Per quanto riguarda invece le donne e i bambini, il loro internamento avveniva nel campo di Monticelli Terme. Da qui gli ebrei appunto arrestati nel Parmense venivano poi il più delle volte trasferiti in campi di transito più grandi come quello di Fossoli o quello di Bolzano, e da lì poi iniziava il loro terribile viaggio appunto che veniva si sviluppava e per in genere una settimana in condizioni misere, terribili di vita, spesso erano lasciati senza cibo e senza acqua, in carri bestiame, in cui tutti i portelloni erano chiusi e non c'era proprio la minima possibilità di fuga, e poi attraverso questo terribile viaggio arrivavano nei lager del Terzo Reich. E io vorrei ora condividere con voi la storia di un ragazzo ebreo di Parma. Vedete, io vi faccio vedere la foto della pietra d'inciampo che è stata posata in piazza Garibaldi a Parma qualche anno fa, proprio in memoria di questo ragazzo. Vedete il nome, Giorgio Nullo Foà, un ragazzo che nato nel 1919 a Parma, fu arrestato alla fine del settembre del 43 in seguito a tutte quelle vicende che abbiamo spiegato. Giorgio Nullo Foà fu anche gravemente colpito dalle quelle leggi razziali di cui ho diciamo delineato i caratteri fondamentali precedentemente. Infatti Giorgio Nullo Foà era uno studente del liceo classico Romagnosi di Parma e in seguito a quel regio decreto legge del 5 settembre del 38 fu espulso ed andò a lavorare nel negozio di sementi di Achille Bonelli a Parma, dove era costretto a lavorare in assoluta clandestinità. Proprio lì in
questa fatidica data del 29 settembre del 43 fu arrestato dai tedeschi e fu portato poi nel carcere di Milano, da dove poi fu deportato ad Auschwitz e lì fu assassinato all'età di 25 anni il 4 febbraio del 44. Io ho pensato fosse appunto giusto ricordare una delle purtroppo tante storie dei deportati dal Parmense, dei deportati in questo caso ebrei dal Parmense, proprio perché oltre ad avere una conoscenza specifica di quello che ha rappresentato la Shoah, noi dobbiamo anche avere il dovere di essere i custodi anche della memoria che riguarda la nostra città, proprio perché proprio noi cittadini di Parma siamo i primi custodi, i primi depositari di questa memoria, ed è per questo che già da alcuni anni l'Istituto Storico della Resistenza di Parma promuove appunto la posa delle pietre di inciampo, che sono come vedete appunto delle pietre che vengono incastonate nell'asfalto e che dovrebbero appunto aiutarci a ricordare e a essere appunto depositari attivi di questa memoria, ecco. Volevo anch'io concludere con un frammento di un video tratto da un documentario. Aspettate che se riesco a cambiare la condivisione. Dunque, non riesco a trovare. Niente. Ah, eccolo qui, scusate l'attesa. È un frammento tratto da un documentario che si intitola Memoria, un documentario che è stato realizzato dal Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea. E io ho voluto, voglio proporvi un frammento che riguarda in particolare l'argomento che ho trattato all'inizio, di cui ho parlato all'inizio, l'argomento che riguarda le leggi antiebraiche. Avevo infatti pensato di condividere con voi queste testimonianze all'inizio, ma poi il tempo mi incalzava e quindi ho pensato che fosse comunque utile condividere con voi queste testimonianze, perché proprio da qui, proprio dal 1938 che iniziò non solo la persecuzione, ma negli ebrei iniziò a nascere quel sentimento, quel senso di isolamento dagli altri, che poi fu da loro portato fu portato dentro di loro anche poi successivamente nell'esperienza della deportazione. E quindi io vorrei proprio farvi sentire la voce di alcuni sopravvissuti alla Shoah, Nedo Fiano, Piero Terracina, Lina Navadro e Dora Venezia, che vi spiegheranno con le loro parole il loro senso di essere il loro senso proprio di essere quasi considerati dei rifiuti e degli elementi che dovevano essere tenuti separati da tutto il resto. Lascio a voi la visione di questo frammento di video. Settembre 1938 vengono promulgate leggi persecutorie contro gli ebrei. Gli ebrei diventano cittadini di seconda classe. Sono privati dei diritti fondamentali quali il lavoro e lo studio. Quando sono arrivate queste leggi nell'ottobre del 38, noi siamo rimasti sconvolti dal comportamento dei vicini, quelli che coabitavano nello stesso palazzo, nelle strade. Abbiamo visto la gente che guardava da un'altra parte o che ci guardava come se non esistessimo, guardava attraverso. Qualcosa che accade al tuo vicino di casa, della porta accanto, quello con cui hai diviso giorni lieti, tristi, quello con cui hai giocato, quello che hai invitato a casa a mangiare, quello col quale hai fatto una gita fuori. Bam! Da un giorno all'altro il buio più completo, il silenzio più totale.
questa è la porta della sua scuola superiore che lei ha potuto frequentare solo un anno, nel 37. Nel 37 precisamente. Nel 38 non ho più potuto frequentare perché sono incominciate le leggi razziali e gli ebrei nelle scuole comunali non potevano entrare. Come ha vissuto lei quel momento? E tristemente, perché mi sentivo emarginata, non poter andare a scuola, avevo solo 12 anni. E dicevo, cosa sarà della mia vita senza un po' di studio, un po' di... E veramente mi sono sentita male. La mia insegnante mi chiamò, mi disse, esci perché da oggi tu non puoi più stare in classe, in questa scuola. E mi fa, guarda, tu oramai dovresti andare alle medie, non puoi più andarci, basta. Io allora sono andata a lavorare, a fare la sarta. E andavo avanti e indietro con dei libri in mano per darmi le arie che andavo a scuola. E quindi mi ricordo benissimo che uscito dalla classe e andai a piangere dalla bidella che c'era, coso che molto affettuosamente mi venne lì con sé, cercò di consolarmi, eccetera, fino a che poi andai a casa e raccontai quello che era successo. Mio padre lo sapeva, se l'aspettava. No, sono rimasta male perché io avevo un qualcosa di bello su questa Italia. Poi quando mi hanno detto, ah, non puoi andare perché sei ebreo, ma non me ne rendevo conto di preciso cosa era questo ebraismo che era diverso. Ecco, perché per me era una religione, io ero italiana. Ecco, avete ascoltato le voci di questi testimoni, non solo delle leggi antiebraiche, ma anche del percorso di deportazione. Avete soprattutto ascoltato le parole buio e silenzio che sono uscite dalla bocca di Nedofiano, delle parole che a me hanno sempre, come dire, fatto ricordare la Shoah, perché le ho sentite sempre, diciamo, in tutti i racconti che parlavano di deportazione e di olocausto. E quindi è proprio soffermandomi sulle parole buio e silenzio che vorrei concludere il mio intervento sulla deportazione degli ebrei italiani e vorrei lasciare la parola al direttore Minardi. Grazie Irene. Noi dobbiamo essere chiari per quanto riguarda la deportazione degli uomini e delle donne che avevano aderito al movimento di liberazione. Chi veniva ritenuto partigiano veniva passato per le armi. Il meglio che gli poteva accadere era portato nelle sedi della Brigata Nera, del partito fascista, della polizia, della Gestapo, è interrogato. Interrogatori che prevedevano violenze di ogni tipo. Interrogati per farli parlare, per farli, per sapere, per conoscere nomi, luoghi e tutto quanto potevano essere a loro utile per la repressione della lotta di liberazione. Quindi i partigiani formalmente non vennero deportati. Certo che vennero però deportati quando le autorità tedesche non erano certi che lo fossero e che quindi fucilarli sarebbe stato inutile se non erano partigiani. E comunque mandarli nei campi di concentramento avrebbe rappresentato morte certa. Quindi si trattava solo di prolungare per qualche mese la loro esistenza e nel frattempo potevano essere utilizzati come forza lavoro schiava nei campi di concentramento, avevano un'utilità. Con questa logica ovviamente sono molti i partigiani o coloro che affiancarono il movimento di liberazione ad essere deportati nei territori del Terzo Reich, soprattutto a Mauthausen, che è il campo di concentramento per gli italiani, per antonomasia, e sicuramente dei parmigiani. È l'ultimo campo a essere liberato e l'ultimo convoglio, camion, non più treno ovviamente, che partì da Parma
per destinazioni, campi di concentramento, partì il 21 aprile del 1945. Ovviamente arrivò sì e no a Bolzano, ma ci spiega molto bene come questa macchina della deportazione, ormai avviata fin dall'inizio della guerra, quando la Germania e l'Italia invasero i paesi dell'est Europa, una macchina ormai oliata, che non andava avanti da sola, ma gli uomini che la facevano funzionare, la fecero funzionare fino all'ultimo. Tra i tanti partigiani che finirono nel campo di Mauthausen e in parte anche in quello di Dachau, ci furono soprattutto quelli rastrellati nell'inverno del 44-45. Nel 44-45 la guerra ormai sembrava segnata per le truppe alleate, compreso quel fronte in Italia che ormai reggeva da diversi mesi, perché gli alleati avevano smesso di attaccare su quel fronte. Avevano già annunciato fin dal novembre 44 che durante l'inverno non avrebbero tentato di sfondarlo. Tutto era rimandato alla primavera. Questo fu un messaggio terribile per chi abitava a nord del fronte, fronte di guerra, perché voleva dire che la guerra sarebbe continuata per un altro inverno, quando nel resto d'Italia era finita. E quindi bombardamenti, fame, freddo, la presenza dei soldati tedeschi, sempre più votati al controllo del territorio in modo esasperato, i fascisti che continuavano la collaborazione con i tedeschi. E in quel periodo i tedeschi cominciarono a ragionare di come arretrare il fronte, come eventualmente assorbire l'avanzata degli alleati quando tornava la bella stagione. E quindi ragionarono sul fatto che andavano tenute aperte le vie di comunicazione, che dall'Appennino parmense, dall'Appennino tosco-emiliano, attraversavano il parmense, il piacentino, il reggiano, il modenese, il bolognese, portavano verso la pianura e la Valle Padana, perché con l'avanzata avrebbero dovuto avere campo libero. Ma lì c'erano i partigiani, e poi ormai i partigiani erano ovunque, erano nelle città, erano in pianura, erano ovunque. Quindi iniziamo dai rastrellamenti mirati, non a colpire a caso, a colpire le formazioni partigiane, a colpire chi stava coi partigiani. Le azioni ovviamente furono terribili, la memoria dei partigiani del rastrellamento d'inverno sono testimonianze, come ho detto, terribili. Il freddo, la neve, le bufere, i tedeschi che avanzavano da tutte le parti addestrati all'antiguerriglia. Furono tanti, tanti gli italiani che combattevano con la resistenza che vennero uccisi durante quei rastrellamenti e molti presero la via dei campi di concentramento. Nella nostra provincia molti furono gli eccidi di partigiani, ma il grosso dei rastrellamenti che portarono alla deportazione avvennero in città e nella pianura, dove non era certa l'appartenenza alla resistenza, dove non bisognava sparare a casaccio, perché altrimenti ci si trovava contro la popolazione che già mal sopportava la presenza tedesca, in larga parte ormai aveva già aderito e sosteneva il movimento di liberazione. I tedeschi non avevano bisogno di altri ulteriori nemici. E quindi in città e nella pianura tutti coloro che erano sospettati venivano interrogati con maniere che sappiamo e poi avviati nei campi di concentramento e soprattutto Mauthausen. Tra il gennaio del 45 e il gennaio del 45 quindi si ha un picco della deportazione dalla nostra provincia. Oltre 160 solo in poche settimane vengono prelevati dalle varie fattorie, dalle stalle, dai fienili della pianura parmense e in città. Ma questo era dovuto certo all'azione militare e all'intelligence che riuscivano a mettere in campo i tedeschi e i fascisti, e cioè capire, interrogare, sorvegliare, infiltrare fascisti che sembravano voler aderire al movimento partigiano, in realtà si infiltravano per in qualche modo distruggerlo. Ma vi era un altro strumento in mano ai tedeschi, che era la tortura.
molti venivano arrestati, torturati e magari dalle loro bocche usciva una piccola verità in mezzo a non so, ma forse nomi di persone che erano già compromesse, già addirittura già fucilate o deportate. Però tante piccole verità insieme cominciarono a fare un ragionamento che aveva un senso. E quindi in quel gennaio cominciarono a cadere alcuni dei nodi dell'organizzazione partigiana in città e nella bassa parmense. E quando cominciano a cadere questi nodi, e cioè vengono arrestati coloro che organizzano in qualche modo la resistenza, le piccole verità sono verità più importanti. E in qualche modo i rastrellamenti e il lavoro, grazie alle torture e agli interrogatori, il movimento partigiano in pianura subisce un forte attacco, durissimo, e che costringerà la 78esima Brigata Garibaldi, che era quella che si era formata in pianura con grande rischio, con grande pericolo, riparò in montagna verso la Valceno e divenne una brigata di montagna e combatté l'ultimo mese da brigata in montagna, lasciando indietro alcuni capisaldi. La resistenza non si ritirò del tutto, ma fu in quella fase terribile degli ultimi mesi che in pianura, in città, si continuò a morire e subire la deportazione. Tutto questo ha prodotto una memoria. Ognuno dei partigiani deportati, consapevoli di essere stati deportati perché avevano scelto di combattere nella lotta di liberazione. Non sono come tanti altri che vennero deportati per ragioni che non si iscrivono a una scelta. Gli ebrei venivano deportati in quanto ebrei. Certo, c'erano partigiani ebrei come Primo Levi, ma venne deportato anche come partigiano. Erano consapevoli i partigiani che quella era una possibilità, però poi nel campo la loro vita fu terribile, non l'avevano mai immaginata così, esattamente come non l'avevano immaginata gli internati militari che tennero duro e gli ebrei che molti di loro non ebbero nemmeno il tempo per riflettere, visto che furono messi a morte il giorno dell'arrivo nel campo di sterminio. Io vorrei condividere con voi due piccole riflessioni fatte da due partigiani. Uno si chiamava Primo Polizzi, partigiano Manetto, un ferroviere di Parma, partito giovane per la montagna, sceso a Parma per un'azione e catturato dai fascisti. Lui finì la guerra a Mauthausen, ebbe la fortuna di tornare. Non esiste una sua intervista audiovisiva, esiste un testo scritto. Io volevo condividere con voi un piccolo brano della sua testimonianza, perché ci racconta di due cose: come è difficile gestire la memoria di un evento tragico come quello dei campi di concentramento, e ci aiuta però a capire cosa si è portata a casa in questo caso Manetto. È una cosa che sta nella sua coscienza, che non ha uno spazio. Non è nel tempo, si confonde il tempo. Il campo è la sua vita da adulto, ormai uomo di maturo. Quell'esperienza è dentro un angolo della sua coscienza e ogni tanto affiora, a prescindere dalla sua età e dove lui si trova. Provo almeno a pubblicarvi sullo schermo il testo, spero di riuscire. Cosa ci dice Manetto? Manetto dice: io sono di questo mondo, ma non so come dire ci sono e non ci sono. È chiaro? Cioè, so di essere vivo, ma vivo molto al di fuori. Anche gli avvenimenti esterni mi confondono e mi confondono molto relativamente. Non è che io viva con l'idea fissa di essere là. Ci sono però certi momenti in cui mi sento ancora là. Ho proprio la sensazione di essere, in quel momento, di essere là. Specialmente in certi periodi stagionali, l'inverno. Perché quando ero là, era inverno, quando c'è la neve sfatta ed acquosa però, non la bella neve bianca appena caduta. Cammino per la strada ma queste sono cose mie, intime. Chissà, forse capita anche ad altri. Queste sono le parole di Manetto, che
che raccontano di un vissuto che lui si è portato per tutta la vita. Quindi c'è una dimensione personale, una dimensione intima e c'è anche la dimensione pubblica, perché lo racconta, vuole spiegare, vuole raccontare ai ragazzi cosa è significato la scelta partigiana, che nel suo caso ha implicato la cattura, la tortura e la deportazione. Vi volevo poi chiudere con un breve intervento di un altro testimone, un partigiano di Sant'Ilario Baganza, di Sant'Ilario Denza, si chiamava Piero Iotti, lui anche lui, un giovane partigiano, era studente al liceo Marconi di Parma. Finita la resistenza, lui tornò a casa dal campo di Mauthausen anche lui, divenne sindaco del suo paese e studiò e divenne ingegnere. Questo è un suo breve racconto di come lui ricorda e come lui ha vissuto negli anni successivi quell'esperienza vivendo il periodo contemporaneo. Quindi c'è anche qui un continuo alternarsi del passato col presente. Queste cose non sarebbero mai più accadute. Mi ricordo che alla fine della guerra le uniche parole che a Mauthausen si leggevano, fatte dai prigionieri, era mai più. In tutte le lingue, io mi ricordo mai più in italiano, never in inglese, jamais in francese, in tedesco, insomma quasi tutti dicevano queste cose non devono più succedere. E mi ero quasi convinto che questa esperienza praticamente la si doveva considerare un'esperienza del passato, che la coscienza dell'uomo, dell'umanità, la vittoria della democrazia, della libertà avesse messo una parola fine a questa esperienza. Mi sono sbagliato perché 10-15 anni fa quello che è successo nel mondo, tanto per dirti un esempio, in Jugoslavia, mi ha fatto capire che queste cose non sono terminate, ma che nell'uomo l'istinto, la cattiveria può essere sobillata da tanti fattori. Per esempio, non so, la lingua, la religione, l'ideologia, sono tutti fattori che se non sono corretti da un regime di democrazia possono procurare, cioè, è quello che sentivo che succedeva in Jugoslavia, mi ha convinto che l'uomo ha bisogno ancora di essere sorretto da fattori che ancora noi non abbiamo raggiunto. Io ho questa impressione. E da quel momento mi sono anche reso conto che forse la conoscenza di quello che è avvenuto quei tempi fosse giusto che fosse compresa, capita, non dico vissuta, ma perlomeno conosciuta dal maggior numero possibile di persone. E ho notato che tutte le volte che ho portato degli studenti in pellegrinaggio ai campi di concentramento, ho notato che la conoscenza di questi fatti rappresentava un fattore di educazione, tant'è che, per esempio, io passo da Reggio Emilia, mi sento chiamare, come sta Iotti? Io non conosco chi è. Però mi dicono, si ricorda che siamo andati a Mauthausen? E questa cosa mi ha fatto capire che effettivamente l'esperienza di un pellegrinaggio serve a far capire che occorre assolutamente evitare che si ritorni a posizioni di questa natura.